Ringraziamo Banca Popolare di Emilia Romagna e la società Dante Alighieri per averci ospitato e con cui abbiamo fatto un lavoro importante insieme per circa un anno. Poi ringraziamo Elisabetta Venturi per l'aiuto che ci ha dato, il dottor Bocchini per essere presente e tutti voi, uno a uno. In particolare un ragazzo che non c'è, si chiama Luca, che è la persona che mi ha aiutato a selezionare le immagini che vedremo stasera, ed è la persona che è un futuro giovane architetto. Mi piace l'arte, facciamo alcune cose insieme. E Paola Alessandrini, che è intervenuta l'ultimo momento perché questo ragazzo oggi pomeriggio non è potuto venire. E poi ringrazio a tutti voi. Bene, cominciamo. Allora, penso che sia l'iniziativa più importante che io faccio quest'anno. Questo sarà un contenitore. Dentro questo contenitore ci si può mettere un sacco di cose, è un contenitore aperto, libero. La gente può venire, può decidere di andare via. Fare un corso di storia dell'arte non è facilissimo. Siamo abituati a periodi, con un corso di sull'impressionismo, un corso. Noi tenteremo di fare un corso che parte dai primi momenti e arriva fino a tutto il Novecento, prevalentemente attraverso le immagini, no? Perché le immagini già ci dicono le cose. Il mio compito sarà soltanto quello di accompagnarvi, perché penso che alla fine la prima e più importante esperienza, davanti a un'opera d'arte, davanti a un libro, davanti a una qualunque rappresentazione, sia un'esperienza interiore, personale, fatta di emozioni, di storie. E questa ce l'avete voi, ce l'ha ognuno di noi. Poi al massimo a questo si può aggiungere una serie di informazioni e qualche modalità di lettura, qualche chiave di interpretazione. Alla fine, davanti all'arte, ci siete voi, ci siamo noi. Due incontri al mese, quindi una scansione di 15 giorni. Verrete contattati dopo le feste, dal 7 all'11 circa, per poter cominciare, non so, forse il sabato, il venerdì, se vediamo, verso il 18, un incontro a metà mese e l'altro a fine mese. Molto, molto tranquilli gli incontri, molto, molto leggeri. Io mi auguro ci siano anche ragazzi, bambini, perché vorremmo cogliere l'occasione per coinvolgere e per educare le persone all'arte. Io qui vedo molte persone che sono abitualmente frequentatrici di musei, no? Ecco, forse è l'occasione per allargare un po' il discorso e coinvolgere, perché no, persone, ragazzini, persone adulte che non hanno mai avuto occasione di avvicinarsi all'arte e al tempo stesso persone che già frequentano musei o altre cose e che desiderano avere un minimo di coordinate. Ci sarà l'interruzione solita estiva e finiremo di questi tempi il prossimo anno. In questo contesto, in questo lasso di tempo, ci saranno visite, faremo visite a musei, a mostre d'arte, a città d'arte, e ci servirà per verificare quello che ci stiamo dicendo.
sempre a vostra discrezione, potremo fare dei corsi di letteratura, dei corsi di filosofia, no, filosofia è una parola un po', dei corsi di pensiero critico. Tutto questo ci serve per far capire che quando si parla di arte si parla di una cosa estremamente larga. Noi oggi centriamo il discorso sull'arte figurativa, no? Figura, immagine, che significa pittura, scultura e architettura, grosso modo, no? Quello che immediatamente si vede. Una volta la chiamavano anche belle arti, no? Mi sembra. È questa. Però l'arte è poi un sacco di altre cose. L'arte è letteratura, poesia, pensiero, teatro, musica, eccetera, eccetera. È la cultura. Quando parliamo di cultura, io cerco di dire che non è una cosa alta, ma è una cosa per tutti, la cultura è un'esperienza e questa fa un po' fatica a passare. Allora, partiamo di qui, partiamo da una definizione, ammesso che se ne possa dare una. L'arte è un'esperienza di bellezza. Sono miliardi di definizioni possibili. In questa definizione ci sono due parole che sono chiave, la parola esperienza e la parola bellezza. Per far capire come l'arte la troviamo in giro, ci viene incontro nel quotidiano, la chiamiamo esperienza, si fa esperienza di una cosa. L'artista quando fa delle cose, ce le dà, noi ne fruiamo e partecipiamo e facciamo esperienza. Bellezza, bellezza è la parola che oggi di più si dice e che più è faticoso fare. No? Diciamo che bellezza è il mi piace, è un fatto estetico, è un fatto fisico, no? Una bella donna, un bell'uomo, un bel paesaggio. È quello che ti colpisce subito come fatto ottico. E poi c'è tutto il resto. Quando dici è una bella persona, dici che è una persona di gradevole aspetto e poi dici un sacco di altre cose di cui viene a conoscenza attraverso la frequentazione. Quindi cercheremo di recuperare questa dimensione di bellezza che forse si sta un po' perdendo. Oggi si liquidano le cose dicendo mi piace o non mi piace, è un fatto emozionale e basta. E invece magari non è solo quello, bellezza è armonia, è equilibrio, è senso della misura, è qualcosa che ci richiama al bene, al buono, all'utile, al socialmente utile, è un motivo di aggregazione. È anche un fatto economico perché produce anche ricchezza. Quindi si tratta di recuperare quella dimensione di bellezza che avevano gli antichi, quando non la conoscevano direttamente, però usavano un termine molto vago e nella sua indeterminatezza molto bello, cioè kalon, no? Per loro era bella una donna, bello un paesaggio, bella una guerra, per esempio, come potrebbe essere bella una guerra? Sì, era bella una guerra perché portava con il puntino di guerra ricchezza che veniva distribuito tra la gente. Come poteva essere bella una legge? Sì, una legge era bella se teneva conto della utilità sociale e veniva dettata da principi di giustizia. Un bel gesto, tutto era bello. Questa è la dimensione. Bene, allora, come iniziare un corso di storia dell'arte? Questa è solo una presentazione, ci sono tante immagini, ci diamo un tempo, un'oretta, faremo scorrere molte immagini. Come arrivare alla prima immagine che vedremo?
la prima immagine sono tutte immagini scelte così, non c'è nessuna strategia dietro, perché dovevamo coprire 3.000 anni di storia, forse non sono neanche le più significative. Alcune sono state scelte proprio perché non particolarmente significative, altre perché invece sono normalmente conosciute. Come arrivare alla prima immagine? La prima immagine è il... la puoi lasciare. La prima immagine è l'Egizio, il mondo egizio. È il mondo egizio. Ci arriviamo lì, due secondi e ci arriviamo. Ecco, quello che vorremmo fare è leggere l'immagine, sì, che già parla. Se io vi facessi parlare, tutti voi, sicuramente, o perché l'avete vista, o perché avete letto la didascalia, o per lontana conoscenza scolastica, o anche se non avete mai visto quella roba lì, per reazione, no? Emozionale, un'immagine dice sempre qualcosa. L'arte è fondamentalmente immagine, quindi è un fatto visivo, è prevalentemente un fatto visivo, non solo, è prevalentemente un fatto visivo. Vogliamo arrivarci a questa immagine. Due parole brevissime, i primi incontri che faremo nell'anno nuovo spiegheranno come si arriva a questa immagine. Allora, come arriviamo? Diciamo che a noi non interessa sapere se i graffiti fossero arte o meno, sicuramente sono i graffiti parlo dell'uomo preistorico, no? Il graffito era una forma di espressione. A quel tempo l'uomo non aveva tantissimo cervello, sto parlando del attorno al 20.000 avanti Cristo. Nasce come senso, nasce come sensi, e il senso che di più usa è l'occhio. Le rappresentazioni nelle caverne francesi e spagnole sono rappresentazioni di una persona che ha visto delle cose, vi ricordate il bisonte? Ha visto una cosa e la riproduce. Poi vedremo perché fa questa operazione, non perché gli piacesse particolarmente, magari scopriremo che aveva paura di quella cosa o voleva, con questa incredibile, magica rappresentazione, voleva fare che cosa? Voleva propiziarsi la buona caccia, no? Il meccanismo antico, preistorico, gioca sempre con questi due elementi, cioè io mi auguro di, vi ricordate la freccia spesso nel corpo del bisonte, mi auguro di cacciare e di portare a casa il bisonte, oppure un'altra figura che sa di minaccioso, un temporale, qualcosa che io non capisco, faccio un rito propiziatorio, uno scongiuro perché non succeda più, carestia, fame, tutto quello che l'uomo non riusciva a capire aveva bisogno di rappresentarselo. Il discorso religioso nasce prima del cristianesimo, nasce già in questi riti magici, è un modo per esorcizzare la realtà e per renderla più domestica, più accettabile, e qui il discorso diventerebbe immenso, lo faremo se avremo tempo. L'uomo adopera l'occhio, poi nel tempo adopera molto cervello, molto pensiero. Ci sono persone, studiosi, che usano distinguere l'arte, la storia dell'arte in momenti in cui domina questo approccio dei sensi, dell'occhio, li distinguono da altri momenti in cui domina la dimensione intellettuale, razionale. Ecco, direi che non è molto molto corretto. C'è sempre, dove ci sono i sensi c'è sempre molto pensiero, dove c'è il pensiero c'è sempre molto
senso e molti sensi. Quindi pensare di dividere. So, pensiamo in epoche più recenti, al 700 e all'800. Il 700 è l'epoca dei lumi. Sembra che l'unica cosa che le persone usavano fosse la testa, la razionalità. Tant'è che si risponde con il romanticismo, che è esattamente il contrario, è il cuore. Così ce l'hanno insegnato, così lo insegniamo ai nostri figli. Ragione, cuore, no? Come contrapposizione. Non è vero, cioè, anche un bambino capisce che non è così. Cioè, c'è un discorso molto più articolato. Diversamente, come si spiegherebbe, parlavo prima con la Loredana, il fatto che proprio nel Settecento, che è l'epoca della ragione, emerge il romanzo sentimentale, il romanzo delle donne, che è proprio tutto cuore, no? Sentimento, che poi non è tutto cuore e non è tutto sentimento. Quindi, oppure nell'Ottocento c'è tanto pensiero. L'Ottocento produce i più grandi pensatori della contemporaneità, quindi sono stupidaggini, no? Si può dire che sì, a volte prevale di più il senso rispetto alla razionalità, ma prendendolo proprio con molta, molta elasticità. Passata questa preistoria, la prima grande esperienza che incontriamo è l'esperienza egiziana. Allora, se noi teniamo per valido questo concetto molto molto vago di un'arte di sensi, che potremmo chiamare arte di natura, e dall'altra parte un'arte di pensiero, ci viene da dire che l'Egitto è arte di pensiero. C'è molta poca aderenza alla realtà. Non gli interessava, a loro non interessava riprodurre la realtà, neanche costruirla la realtà. E penso non avessero neanche un'idea di arte come dalla Grecia in poi viene fuori. Per loro, come del resto sarà per molte altre epoche, arte e religione sono due strumenti di raccordo, due strumenti di connessione, due modi per veicolare dei messaggi e per tenere unita la gente. Diciamo che oggi con un termine sofisticato diremmo che sono due modalità per aggregare e per gestire il consenso, no? Potremmo dire la televisione, i mass media, la religione anche, ma anche in buona fede, cioè non dimentichiamoci che qualunque forma di potere deve veicolare dei messaggi, l'arte aiuta, la religione aiuta e crea una sorta di consolidamento, di struttura, quindi non c'è da scandalizzarsi. Che poi ci sia una degenerazione, questo è un altro discorso, ma come principio non fa una piega. Un'arte pensata è un'arte che si trasmette per millenni, per cui il faraone era sempre così, gli schiavi erano sempre così, il paesaggio era sempre così, molto formale, molto poco curato, molto rigido. Si dice che era un'arte astratta, molto geometrica, pensate alle piramidi. Era un'arte celebrativa, cioè era un'arte che diceva quello è il faraone, tra l'altro è un dio, e io lo adoro, lo rispetto, eccetera, eccetera. Però ecco la smentita, questa foto. Cioè questa foto mette in discussione tutto quello che abbiamo detto fino adesso, cioè questa foto è l'intimità di una famiglia. Allora salta tutto. Cioè, mai il faraone si era presentato così, prima di essere faraone come uomo, come marito e come padre. È completamente fuori dal contesto egiziano. Cioè, un faraone intimo non si era mai visto. Un faraone così dolce,
un faraone che si lascia toccare. Ce n'è un'altra che non abbiamo potuto selezionare, dove addirittura ci sono i bambini che gli si arrampicano sopra. No, no, no. Lo scompigliano. E le linee di queste immagini sono linee estremamente morbide, molto naturalistiche. La linea del corpo segue la linea della poltrona, i gesti, gli sguardi. Ecco, questa fotografia portata nel Novecento andrebbe benissimo. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle tendenze. Sì, l'arte egizia è un'arte monumentale, rigida, eccetera, eccetera, per cui le cose si tramantano sempre uguali, sì. Però poi si trova un Tutankhamon con la moglie, 1330 avanti Cristo, con questa roba qui, che è esattamente l'opposto, cioè molto sensuale. Quindi noi individueremo delle tendenze dominanti e poi faremo vedere che non si può fare un discorso unico, ma bisogna aprire un attimino il discorso. Un'ultima cosa sull'artista in Egitto. L'artista era considerato un manovale. Questa la dice lunga, anche perché verrà poi ripreso dai greci ed è ancora valido oggi, a parte qualche star. Cioè, chi lavora con le mani è considerato un manovale. L'intellettuale è lo scriba, è il sacerdote, è l'uomo di pensiero. E l'uomo di pensiero sta a corte. Questa gente qui, allora, nel mondo egizio erano scultori e architetti, pittori quasi nessuno. Lo scultore e l'architetto stavano molto fuori e venivano pagati come manovali. Questa separazione fra, tutto il discorso che facevamo prima, fra l'arte